Amanti del grande basket, buonasera e ben ritrovati qui ad Ortona per la 28esima giornata del campionato nazionale di basket Serie B maschile, girone D, che vede di fronte i padroni di casa della Wear Basket Ortona ricevere il Crabs Rimini. Partita importantissima quest'oggi per entrambe le squadre. Due punti sono fondamentali per evitare la zona playoff. Bene, 15 secondi all'inizio della gara. Vi leggiamo le formazioni che i due coach schierano quest'oggi. Per gli Scrubs Rimini, coach Magelli schiera col numero 4 Toniato, numero 6 Pesaresi, numero 7 Altavilla, numero 9 Poti, numero 10 Maiello, numero 11 Busetto, numero 12 Battistini, numero 13 Popov, numero 14 Aglio, numero 16 Foiera. Per i padroni di casa, coach Quilici schiera col numero 4 Abassi, numero 5 capitano Gianluca Di Carmine, numero 7 Bertocco, numero 8 Agostinone, numero 12 Martone, numero 16 Alessio Di Carmine, numero 17 Martelli, numero 20 Musso, il numero 33 Castelluccia e con il numero 36 Dacia. 2017, ci siamo. Partita iniziata in questo momento. Tanto saluto il mio assistente Tommaso. Tommaso, quest'oggi, come già detto, gara importantissima. Sì, soprattutto per quanto riguarda l'evitare i play-out, visto che comunque la stagione è iniziata con i migliori propositi, poi visti gli infortuni che hanno colpito la Wear durante tutto l'arco della stagione, l'ultimo quello di Gialloreto che vediamo qui in tribuna, la Wear ha avuto davvero tanta sfortuna durante questo campionato e si è ritrovata ora a dover evitare i play-out, e questa partita è fondamentale per evitare una posizione che sinceramente Ortona non si merita visto il valore della rosa. Grazie Tommaso. Tanto partita iniziata da pochi secondi, subito Rimini in attacco con il numero 4 in lunetta Toniato, 2 su 2 dalla lunetta per lui. A imbastire l'azione d'attacco per la Wear, Abassi sulla sinistra per Musso, Castelluccia, giro palla per Di Carmine, ancora Abassi, ancora per Di Carmine, sfrutta il blocco di Martone, Abassi centralmente, ottimo lo scarico di Martone e c'è la difesa del numero 4 Toniato che rilancia i suoi in attacco. Ora Busatto scarica subito per Battistini e va a segno, subito un 4 mini breaking iniziale per gli ospiti. Tanto fallo commesso ai danni di Carmine che si presenta in lunetta. Buono il primo tiro. E buona anche la difesa. Fallo tanto del numero 11 Busetto e riprende il gioco con pallone in mano alla Wear, si riporta in attacco con
Abbassi, Martone placcato da Foiera, fuori per Musso, Di Carmine, Castelluccio centralmente, arresto e tiro e due punti anche per Luca Castelluccio, 4 pari il punteggio. Ora gli ospiti in attacco, fallo del numero 12 Martone, primo fallo per lui e rimessa in attacco per Rimini, se ne occupa Pesaresi, carico fuori per Busetto, per Tognato e palla persa gli ospiti, quanto con un piede è tornato nella propria rimessa, e rimessa in attacco per Lower Basket. Castelluccio per Musso, Musso da tre, rimbalzo di Battistini e riavvia una nuova azione d'attacco per gli ospiti con il numero 6 Pesaresi e rimbalzo di Musso che subisce fallo, fallo del numero 6, fallo numero 6 Pesaresi, e rimessa per la UR, riparte Abbassi, attaccato da Busetto, subconnesso per Martone, gira scarico fuori per Musso, fuori per Di Carmine, Castelluccio allo scadere dei 24 secondi tira fuori una bellissima bomba da tre e ora super difesa di Abbassi che parte in contropiede e 9-4 Ortona, circa metà del primo quarto, parte Rimini con Busetto, solo ferro per lui e rimbalzo di Gianluca Di Carmine che subito si riporta in attacco, scarico per Musso, danza sul parquet, fuori per Martone, Castelluccio e 2 su 2 per Luca Castelluccio e subito un time out. Prende il match qui ad Ortona, 6 minuti e 20 al termine del primo quarto, Ortona 12, Rimini quarto. Ora gli ospiti in attacco con Busetto, 3 punti, solo ferro e rimbalzo di Martone, subito scarico per Musso, ora Gianluca Di Carmine, piede perno e ottimo rimbalzo in attacco di Martone, passi, infrazione di passi segnalata dall'arbitro anni di Abbassi, gli ospiti in attacco, ottima difesa di Martone su Foiera, Abbassi in fondo, Di Carmine, Musso da 3 punti, la bomba anche per Vittorio Musso, il play argentino della Web Basket, 15-4 per i padroni di casa e rimbalzo ora di Castelluccio
Tommaso, penso che la differenza la stia facendo la gara sui rimbalzi. Sì, allora vediamo una Wehr molto forte in difesa, molto aggressiva su tutti i giocatori, sia su Fogliera all'imposta, abbiamo visto prima una bella rubata di Martone, ma in generale vediamo come sin da subito, appena viene superata la metà campo, Abbassi e Musso vanno a pressare il portatore di palla. Hanno rubato prima un'ottima palla ai danni di Pesaresi e in quel caso Abbassi è andato a concludere da solo. In ogni caso la Wehr molto precisa anche fuori all'arco, con Castelluccia che ha messo a segno due triple e ora Musso che ha segnato l'ultima. In ogni caso la Wehr, se continua con questo ritmo, può portare tranquillamente il risultato a casa, ma è comunque ancora troppo presto, con 4.39 ancora sul cronometro per il primo quarto. In ogni caso una buona prova per questo inizio di gara per i padroni di casa. Ora c'è la rimessa in attacco per Rimini. Musetto in posto contro Musso, va a fare fallo in attacco, è andato a smanacciare l'argentino, ha retto fino a che non si è lasciato cadere. Qui l'esperienza del numero 20 della Wehr Basket si è fatta sentire ed è una palla rubata di fatto per Ortona, che ora può ritornare in attacco proprio con l'argentino che porta avanti il pallone. C'è il blocco di Martone, ancora Musso in post, trova Capitan di Carmine, la virata verso il fondo, gira sul perno, la stoppata del numero 4 Toniato, può ripartire così l'attacco degli ospiti. Poti, c'è il blocco di Fogliera, lo scarica fuori, ancora Poti in post contro Musso che regge il colpo. Poti, tiro non semplice, porta a casa i due punti e sblocca Rimini che non segnava da più di 3 minuti. 15-6 il risultato con 4 minuti ancora da giocare. Adesso Di Carmine per Gianluca Di Carmine. Musso, c'è il blocco di Martone, pick and roll, non riesce a smistarla per il lungo ortonese. C'è fallo su Castelluccia, ma secondo gli arbitri prima del tiro, quindi il canestro non è valido. Cambio tra le fila dei Crabs, esce con il numero 12 Battistini, entra con il numero 14 Aglio e saranno due liberi in virtù del bonus per il numero 33 Castelluccia. Solo cotone per l'ortonese doc Luca Castelluccia. E anche il secondo bacia alla retina. Ripartono gli ospiti, punteggio di 17-6 per i padroni di casa, 3 minuti e 30 alla fine del primo quarto. Tiro palla degli ospiti, provano con Poti, ottima difesa della Wehr che riparte in attacco con Alessio Di Carmine e subisce fallo. Fallo del numero 4 Toniato. Primo fallo. In lunetta Alessio Di Carmine per due tiri liberi. In lunetta Alessio Di Carmine, due tiri per lui. Buono il primo. Non va il secondo e ripartono gli ospiti con Busetto, scarico per Toniato, ancora Busetto da 3 punti. Fogliera, tre punti per lui. Ora il padrone di casa in attacco con Musso,
carico per Di Carmine, per Castelluccia, da tre punti, devastante oggi il 33 ortonese dalla lunga distanza, sta facendo letteralmente la differenza, praticamente perfetto. Cambio per la Wear Basket, esce Di Carmine, entra Alex Martelli e subito caricarsi della rimessa, e riparte la Wear con Musso, carico fuori Di Carmine centralmente per Martone, ottimo, ottima l'intesa Di Carmine, Martone, e due punti per la Wear, 23-9, massimo vantaggio Wear. Busetto per Poti, per Aglio centralmente, cerca di infilarsi nelle maglie della difesa ordinese, Poti, e va a segno il numero 9 degli ospiti, Castelluccia, fuori per Di Carmine, l'arbitro rileva un'infrazione di passi commessi dal numero 17 Alex Martelli, e ripartono gli ospiti con Toniato sulla destra per Aglio, ora Poti, e ancora due punti per il numero 9 riminese, e riparte la Wear con Di Carmine pressato da Toniato, scarico dentro per Castelluccia, Martone tenta un difficilissimo assist per Musso, non intercettato dagli ospiti, e rimbalzo intanto difensivo di Gianluca Di Carmine, subito cede palla per Musso, Martelli ancora per Di Carmine, Musso, dai e vai con Musso, tiro allo scadere, palla persa per la Wear, ultimi 17 secondi del primo quarto, pallone fino in fondo per Rams Grimini, Fogliera, arriva i punti per Aglio, e finisce così primo quarto, Ortona 23 e Rimini 15. Concludiamo con l'estrazione dei premi. Riparte il match qui ad Ortona, Musso, portante il pallone, la passa a Capitan Di Carmine, in punta per Alex Martelli, esce dal blocco Bertocco, serie di blocchi in area, arriva anche quello di Castelluccia, il Bertocco non lo sfrutta, pick and pop, Castelluccia, tiro molto difficile, solo primo ferro per lui, Fogliera, Bertoniato, in transizione c'è Poti che rischia di perdere palla, pressato forte da Gianluca Di Carmine che va a commettere fallo proprio sul numero 9 dei Krebs. Primo fallo Gianluca Di Carmine. Primo errore al tiro per Luca Castelluccia, che fino ad ora aveva un 4 su 4 100% dal campo. Ben 13 punti per numero 33. Punteggio 23-15. Rimessa dal fondo per gli ospiti, serie di blocchi, c'è Poti, poi Toniato, la palla che arriva
dentro l'area ancora Poiera sotto canestro contro i Carmine, tenta un passaggio dietro la schiena, viene subito intercettato dagli uomini di coach Quilici. Catch and shoot per Alex Martelli, l'errore e c'è il rimbalzo di Poiera. Busetto tenta il passaggio in area, l'errore, un'altra palla recuperata da Ortona. Musso guida la transizione, si ferma, Castelluccia in punta, attento una tripla, un altro errore per Castelluccia, si va a intestardire. Era una tripla molto difficile, un metro dietro la linea da 3, marcato forte dal numero 14 Aglio. Non certo una buona scelta in questo caso per l'ala ortonese. Poti arriva la palla sotto canestro, no, viene subito intercettata per la terza volta consecutiva da Ortona. Questa volta a rubare palla ci pensa capitano Di Carmine. Arriva il blocco di Di Carmine per Musso, che la passa a Bertocco, c'è il taglio di Martelli che lotta in post, l'errore e c'è il rimbalzo di Aglio. E ancora un attacco per Rimini, chiama lo schema Poti, arriva il blocco di Aglio, Poti per Poiera, Busetto, tiro non semplice, fuori equilibrio, c'è il tap-in tranquillo di Toniato. Non concentrata la UR in questi ultimi frangenti, deve giocare con più calma e cercare soluzioni più intelligenti e soprattutto in difesa concedere meno. Di Carmine, gran giocata di Di Carmine nel pitturato che va a fintare l'appoggio di destro e poi appoggia sul lato sinistro del vetro per due punti importantissimi, 25-17 il punteggio a 7 minuti e 30 dalla fine del secondo periodo. Toniato, arresto di forza, scarica fuori per Aglio, ancora uno scarico dentro l'area per Poiera, ennesimo scarico fuori, l'errore del numero 11 Busetto e il rimbalzo di Alex Martelli. Gianluca Di Carmine, affidato a lui il ruolo di playmaker, smista il pallone nelle mani di Musso che tenta la penetrazione e c'è il fallo proprio ai danni del numero 20, fallo del numero 14 Aglio, primo fallo per il giocatore Irimini. E intanto cambio per Ortona, fuori Castelluccia, dentro Martone ed anche tra le file degli ospiti, fuori Poiera ed entra invece con il numero 12 Battistini. Grazie Tommaso sempre per il tuo puntuale intervento. Non va, tentativo di Musso dalla lunetta, ospiti ancora in attacco, Busetto, brutto, brutta esecuzione per il numero 11 rimenese. Riparte la UER con Di Carmine, letteralmente alza la parabola, solo ferro per il capitano ortonese. Ora Busetto riporta in attacco i suoi, scarico per Corsette Bertocco. Time out. Rientra Femi Abbasi. Palla recuperata da Web Basket. Rimessa. Tower in attacco con Martelli, sfortunata trema, interviene il pivot ortonese, Martone corregge l'esecuzione di Martelli, canestro, Rimini in attacco,
Poti fuori per Battistini, Toniato, ma tiro Ferro di conquista e di invaggio, poi Ferro anche. Fallo del numero 12 Battistini. Un fallo, terzo fallo in attacco del numero 12 Battistini. Rimessa Webass, arriva la quota, tre falli personali. Parte la Wehr con Abbasi, largo fuori per Di Carmine. Di Carmine e subisce fallo da Toniato. Messa in attacco per la Wehr Basket. Esce il numero 4 Toniato, entra il numero 7 Altavilla. Messa effettuata da Abbasi. E fallo in attacco. Fallo in attacco del numero 12. Numero 12, Martone. Martone, secondo fallo per lui. Partono gli ospiti con Altavilla. Largo per Maiello. A destra per Poti. Sta dentro. Ottimo l'assist per Foiera, che Foiera conclude a canestro. Sostituzione, esce Costituzione per basket, esce Martone, rientra col numero 33 Castelluccia. Tortone in attacco con Abbasi. Castelluccia. D'esperienza rimedia questo errore. Nuova sostituzione per la Wehr Basket. Esce Martelli. Rientra Vittorio Musso. Rimessa Wehr Basket. Di Carmine sotto canestro, ottimo gioco con il piede perno, riporta più 10 la Wehr. Tanto Foiera per Scrubs Rimini, subisce fallo da Bertocco. Lunetta numero 16 Foiera, due tiri per lui. È buono il primo tiro. Buono il primo di Foiera. Sostituzione. Buono anche il secondo. Esce Bertocco, intanto per la Wehr Basket rientra Alessio Di Carmine. Abbasi. Commette errore su impostazione e rimessa per Rimini. Masiello, un falso tentativo e rimbalzo di Musso.
Di Carmine per Abbasi. Soluzione e Di Carmine. Una nuova azione Wehr. Lotta Alessi Di Carmine, fuori per Musso, Castelluccio. Centralmente alza la parabola. Il numero 10 subisce fallo Maiello. Da Maiello, due tiri liberi per Castelluccio. Lunetta, Castelluccio, due tiri per lui. Buono il primo di Castelluccio. Buono anche il secondo. Altavilla passeggia per il parquet, subisce fallo da Abbasi. Fallo numero 4 Abbasi. Lunetta si presenta, Altavilla, due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Parte la Wehr con il solito Abbasi. Musso. Fuori per ancora per Abbasi, dentro per Alessio Di Carmine. Palla contesa, la vincita è la... E palla contesa. Rimessa Rimini. E rimessa Rimini. Foiera prestato da Castelluccio, che commette fallo. Fallo numero 33 Castelluccio, primo fallo. Sostituzione Wehr Basket, esce Di Carmine, rientra il numero 7 Bertocco. Da Lunetta, Foiera per due tiri liberi. Foiera, Francesco, Gunther. Non va il primo. Non va il primo. Buono il secondo. Buono il secondo. Riparte la Wehr con Abbasi, Bertocco fuori per Di Carmine, Alemusso sfrutta il blocco di Castelluccio, Alessio Di Carmine e pallone ancora per la Wehr. Rimessa Wehr Basket. Messa in attacco Castelluccio, Musso. Pallone intercettato dal numero 11 Busetto, porta in attacco i suoi. È intercettato anche questa azione d'attacco del Rimini con Alessio Di Carmine. Cede non con poche difficoltà Musso, scarico per Abbasi, arresto il tiro. E due punti per Abbasi a 2 minuti circa al termine della prima match.
vede Ortona avanti 33-24. Intanto bomba di Poti per gli ospiti. Musso, ottima palla per Abbasi, ma non si intendono i due. E intanto sul punteggio di 33 Ortona, 27 Rimini, c'è cioè il tema. Intanto sono tornati qui sul parquet di Ortona, Rimini in attacco. E fallo di Castelluccia, in lunetta, Foiera. Buono il primo tiro. Non va il secondo, è rimbalzo di Castelluccia e riparte la UR con Musso, ultimo minuto, termine della prima metà del match. Castelluccia di Martelli, ora Castelluccia pressato da Busetto, si gira e rimbalzo di Bertocco, fuori per Musso, a tre punti. Di nuovo rimbalzo per la UER e fallo del numero 14, il numero 14 Aglio. Aglio, secondo fallo per lui. E lunetta il capitano Gianluca Di Carmine. Non va il primo. Buono il secondo. Ultimi 20 secondi. Intanto la palla a Busetto. La ricopre Poti. La palla dentro per era un passaggio intercettato da Di Carmine, ma pesta in fondo e rimessa in attacco ancora per Rimini. E nuovo time out a 5 secondi circa. E rimessa in attacco ospite. 2 punti per Poti e finisce così la prima metà del match. 34 Ortona, 30 Rimini. A risentirci fra un quarto d'ora circa. Gai Ciao Agosto, parteciperanno Alessandra Coletto, Francesca De Cola, Gaia De Donatis, Margherita De Marco, il match di questa 28esima giornata del campionato nazionale Serie B di basket, girone D, che vede di fronte i padroni di casa della UER Basket ed opporsi alla Crabs Rimini. I primi due quarti sono conclusi col punteggio di 34 Ortona, 30 Rimini. Primo quarto di
prevalenza della UER sul parquet ortonese, mentre il secondo quarto è stato nettamente più combattuto. Infatti il Clubs Rimini si è rifatto sotto e fino a raggiungere quota meno 4. Tommaso, seconda metà del match più agguerrita che mai. Sì, due squadre che comunque stanno dando il massimo, l'abbiamo visto soprattutto nella seconda frazione. La UER deve stare più attenta in attacco, deve giocare in maniera più intelligente, visto che prima in molte occasioni si sono ridotti a cercare la soluzione individuale, deve giocare più di squadra e soprattutto in difesa deve concedere di meno. Ora Musso, ottimo step back dopo il palleggio dietro alla schiena alla linea del tiro libero, due punti per l'italo argentino che sblocca così il risultato per questo terzo quarto qui al Palamedilla di Ortona. Pogliera contro Martone, in posto c'è Aglio, scarica fuori per Poti, in difficoltà il raddoppio di Carmine Castelluccia, il tiro di Aglio sullo scadere dei 24, c'è il rimbalzo di Martone e può ricominciare l'offensiva dei padroni di casa. Abbassi per Musso, c'è il blocco di Martone, Abbassi esce da un blocco di Castelluccia che chiama palla lì in post contro Poti, lo sfida spalle a canestro, riesce a trovare uno spazio, l'errore, prende il rimbalzo in attacco, riprova un altro tiro, entra alla fine dei 24, ma c'è l'errore, rimbalzo di Pogliera e l'attacco della squadra in canotta nera. Busetto per Poti, il blocco di Pogliera, lo scarico proprio per il numero 16 che in punta trova solo il secondo ferro, si lotta al rimbalzo tra Busetto e Musso e l'arbitro ravvisa il fallo del numero 20 in canotta bianca. Ancora una volta la UER non attenta, non va a fare taglia fuori e Busetto si era ritrovato totalmente solo, la palla che stava rotolando verso la metà campo e là l'irruenza del numero 20 si è vista e il fallo è più che giusto. Poti, catch and shoot, l'errore, il rimbalzo è di Vittorio Musso che guida la transizione UER, va a sfidare Altavilla, finta, l'appoggio di destro, balla sul ferro, il rimbalzo in attacco di Martone, l'errore e riparte ora in contropiede Rimini. Poti per Pogliera, finta di passaggio, Busetto chiuso, ancora Pogliera lasciato solo, va a aiutare Musso ma in mezzo allo smile viene lasciato completamente solo Aglio che appoggia al vetro con il mancino senza alcun problema. Esce dai blocchi di Carmine, blocco di Martone per lui, ancora ribalta per Castelluccia che segna la quarta tripla della sua partita, il numero 33, precisissimo dall'arco dei 6,75 oggi, Luca Castelluccia che sta dando una grande mano ad Ortona con i suoi 18 punti. Poti contro Castelluccia, arresto e tiro da tre punti, il canestro, risponde a tono il numero 9 dei Krebs che annulla così il vantaggio che si era venuto a creare dopo la tripla di Luca Castelluccia. 39-35 il risultato. Musso ancora per Castelluccia, tenta un'altra tripla, l'errore e il rimbalzo di Pogliera. Può ripartire così Rimini. Busetto, c'è il blocco di Pogliera, Busetto contro Musso, tenta la penetrazione, scarica fuori, c'è Aglio in penetrazione, si va a schiantare contro Martone, l'errore e il rimbalzo del pivot campano. Abbassi si ferma, regala il pallone a Capitan di Carmine che lotta sotto canestro, semigancio mancino, l'errore, rimbalzo di Altavilla. Pogliera contro Martone in post basso, fuori per Busetto completamente solo, tenta la tripla, la realizza, meno uno Rimini e arriva subito il time out di Coach Quinci che con la squadra che a questo punto si trova con un solo punto di vantaggio sugli ospiti deve assolutamente correre ai ripari. 3-9-3-8. Si
torna sul parquet qui ad Ortona dopo il time out. Tutto da rifare per i padroni di casa, solo più uno per la UR sul Krabs Rimini. Poi in attacco Di Carmine con Martelli. Rimessa Di Carmine. Musso. Subisce fallo. Fallo del numero 7, Altavilla. In lunetta il play argentino. Buono il primo. Anche il secondo. Ripartono gli ospiti con Busetto. Subisce fallo da Alex Martelli. Fallo del numero 17. Primo fallo per lui. Poi era solo ferro e riparte la guerra con Musso, frenata, ripartenza, rifrenata del play argentino centralmente, fuori per Castelluccia, tre punti e riportano ossigeno ai padroni di casa, un nuovo mini break, ora più 6 Ortona. Foiera, canestro, subisce fallo e tiro libero aggiuntivo per il pivot riminese Foiera. Va a segno Foiera per il tiro libero aggiuntivo, porta meno 3. Musso per Martelli, solo ferro per Alex Martelli. Poi era arresto e tiro, ferro e rimbalzo di Musso, subito si riporta in attacco. Castelluccia, arresto e tiro, solo ferro per Luca Castelluccia. E tre punti per numero 9, Poti, tabellone. Canestro, punteggio in perfetta parità. Tommaso, tutto da rifare per la UE. Eh sì, questa tripla di Poti ha riportato il punteggio sulla parità. Ortona, che sembrava aver ripreso un buon ritmo, ha commesso due brutti errori qui in difesa, qui appunto sull'ultimo tiro di Poti e prima invece sull'appoggio con il fallo e canestro di Foiera, lì l'errore di Martone che non è andato a coprire bene sull'uomo in posta. Ortona che si sta facendo abbastanza bene in attacco e in difesa ha allentato molto la pressione che aveva caratterizzato il primo quarto, che appunto vedeva Ortona avanti di ben 11 punti. Ora è tutto da rifare, ma certamente i ragazzi di Coach Quilici non devono mollare proprio adesso. E bravo Martone che qui va a portare prima il blocco, poi il roll in area, appoggia con il mancino, bravissimo anche Musso con il suo passaggio. Attacco di Rimini, Poti, marcato forte da capitan Di Carmine, Aglio,
si lotta sotto canestro, Fogliera contro Martone, Fogliera scarica fuori, Potila finta di tiro, il tiro dalla media distanza e c'è il rimbalzo di Raffaele Martone. Musso end off con capitano Di Carmine, anche se hanno rischiato di perdere il pallone, ci sono un po' di contatti lontano dalla palla, soprattutto su Castelluccia, che fino ad ora è stato l'elemento più pericoloso della UER. Lo scarico sbagliato di capitano Di Carmine, c'è subito la transizione di Rimini, Poti perde palla, parte in contropiede, Musso che però si frena, gestisce con calma il pallone. Gianluca Di Carmine esce fuori alla linea di tre punti, tira in faccia a Fogliera, smanaccia Martone ed ancora un'occasione lì in attacco per Ortona. Musso, tiro non semplice, ma entra la bomba dell'Italo argentino in faccia al numero 7 Altavilla, tiro molto difficile e Ortona si riporta così avanti di 5 punti. Aglio cerca di rispondere subito con la tabella, errore, ennesimo rimbalzo di Musso che guida ancora Ortona. Musso chiama lo schema, c'è l'uscita dai blocchi di Gianluca Di Carmine, blocco di Martone, Martone lontano la palla, il blocco per Castelluccia, giocano tra di loro Musso e Di Carmine, ma cambia il perno il numero 5 della UER e c'è l'infrazione di passi. Sostituzione tra le file dei padroni di casa, esce con il numero 12 Martone, entra con il numero 7 Bertocco. C'è ora l'attacco di Rimini con il numero 11 Bussetto, cerca di attaccare il fondo, buona la difesa di capitano Di Carmine che evita la ricezione in post basso di Fogliera, rimessa dal fondo, se ne occupa Busetto. Poti per Altavilla, esce dall'area Busetto, fermato, c'è il cambio, c'è Castelluccia ora su di lui, cerca il contatto, per gli arbitri non è falloso, airball per lui e rimessa per la UER Basket Ortona con 53 secondi ancora da giocare per questo terzo periodo. Musso portante la palla, smistata ora tra le mani di capitano Di Carmine, Bertocco contro Aglio, Musso tenta la penetrazione, poi la palla ritorna tra le mani di Di Carmine, penetrazione, arresto, tiro di Musso che aiutato dalla tabella realizza. 51-44, più 7 Ortona che ha infilato questo break di 7 punti a 0. Altavilla per Poti, vede il mismatch tra Fogliera e Musso, cercando di aiutare l'Italo argentino, va a commettere fallo. Va a commettere fallo proprio Musso, scusate. Anche se c'era stato un contatto anche tra Castelluccia e Fogliera, ma per gli arbitri invece il fallo è stato del numero 20 ed è il terzo fallo per lui. Intanto il Lunetta va con il numero 16, appunto Fogliera. A segno il primo libero. Buono primo tiro. Danza sul ferro ed esce, rimbalzo della UER che ora ha a disposizione un tiro prima della fine di questo bel terzo periodo, molto acceso tra le due squadre. Castelluccia ha lasciato solo la tripla, l'errore, il rimbalzo di Aglio che vuole cercare il tiro dall'altro lato del campo, solo tabella per lui. 51-45, ancora 10 minuti qui al Palamedina. Replica dell'incontro, si riparte con il punteggio di
5-1-4-5. Rimessa Rimini. Squadre di nuovo sul parquet qui ad Ortona per l'ultimo quarto di questo avvincente match. Il basket del club Rimini. Rimini in attacco con Busetto. Dentro per Aglio. Il bassegno. Martelli. Esce dei blocchi. Bertocco. Scarico per Di Carmine. Musso. Stoppato il suo assist dal numero 9. Poti che rilancia i suoi in attacco. Sempre Busetto. E due punti per Battistini. Di nuovo a meno due gli ospiti. Attacco la Ware con Martelli, Di Carmine. Dentro, ottimo il gioco sul Pudeperlo. E c'è il fallo del numero 14, Aglio. Quarto fallo, sostituzione, esce quarto Vittorio fallo. Musso. Sostituzione, esce Vittorio Musso. Abassi. Entra Abassi. Tanto rimessa in attacco per Auer, proprio Abassi, scarico per Bertocco, Di Carmine, Abassi. Ora per Bertocco, Castelluccia, arresto e tiro, ferro di Castelluccia, rimbalzo di Bertocco, due punti e subisce fallo e tiro libero a Giulio. Tiro supplementare per Nicolò Bertocco. Rientra Martone. Altavilla. Di Carmine per Martelli, tre punti, di nuovo palla per gli ortonesi con Abassi. A tre punti Abassi. '57 Ortona, '49 Rimini. Resta il tiro di Busetto. Due punti per Busetto. Di Carmine. Rimbalzo degli ospiti, ripartono con il solito Busetto. Abassi sulla sinistra per Di Carmine, ora Abassi. Per sfruttare il blocco di Carmine, di nuovo da tre punti, questa volta solo ferro per Abassi e riparte il solito Busetto per gli ospiti. Sede da Abassi.
e rimbalzo di Martelli. Riparte la guerra con Abbasi. Di Carmine dentro per Martone. Fallo commesso dagli ospiti. Lunetta, Martone, numero 9, Poti, Lunetta, Martone. Non va il primo. Rimessa dal fondo per Rimini. Rimessa in attacco per gli ospiti. Subiscono fallo. Fallo commesso dal numero 7, Bertocco. Bertocco. Da lunga distanza, Foiera, non va, rimbalzo di Bertocco. Non è bene. Abbasi, Di Carmine. Raffaele Martone. Fallo Martone. 60 Ortona, 51 Rimini. Time out. Sul parquet del Palamelilla di Ortona. Rimessa in attacco per Rimini con Busetto dalla media distanza, brutto tentativo. E ripartono i padroni di casa con Di Carmine. Abbasi per Di Carmine. Martelli, resta e tiro, solo ferro per Martelli. Fallo numero 7 per Tocco, sostituzione, quarto fallo per Tocco. Sostituzione, rientra in campo Vittorio Musso e Luca Castelluccia. Bertocco e Abbasi. Doppio cambio per Auer, escono Bertocco e Abbasi, rientrano in campo Castelluccia, Musso. Ospiti in attacco con Busetto. Ottima difesa di Martone, intercetta l'assist degli ospiti. Di Carmine. E la bomba! Martelli. 63 Ortona, 51 Rimini.
Busetto. Fallo del numero 12 Martone. Quarto fallo. Rimessa. Quinto fallo per Raffaele Martone. Sostituzione. Raffaele Martone. Entra Nicolò Bertocco. E c'è il bonus, quindi si tira. Lunetta, Aglio. Buono il primo. Buono anche il secondo. Buono il secondo. Rimessa per Bertocco. Musso. Si porta in attacco i suoi. Di Carmine. Ancora Musso. Certamente. Si appoggia bene. Sfortunato il play argentino. Solo Ferro. Cade a terra Di Carmine. Speriamo niente di grave. Eccolo qui, un grande applauso al nostro capitano. E si riparte, 3 minuti e 19, 6-3, 5-3. Solo 3 minuti e 19 al termine. Attacco numero 9 Poti da 3, rimbalzo di Bertocco, cede subito il pallone a Musso. Castelluccio, e Musso va su. Rimessa per la Wild Masters, se ne occupa Martelli per Castelluccio. Sì, c'è stato. Tommaso, spiegaci tecnicamente cosa è successo. Allora, sull'azione in attacco di Vittorio Musso abbiamo visto l'errore, poi la lotta al rimbalzo e Musso va a commettere effettivamente fallo antisportivo, di fatto, come dire, placcando il giocatore avversario e buttandolo a terra. Soltanto che, viste le proteste anche veementi
dei giocatori Irimi, tra i quali in particolare il numero 14 Aglio. È stato fischiato anche il fallo tecnico proprio al numero 14 ed è il quinto fallo per lui, quindi dovrà lasciare il parquet. E per regolamento ci dovrebbero essere due tiri liberi per Rimini e un tiro libero per Ortona. Infatti c'è il primo tiro libero a segno per Altavilla. Mentre il secondo non va a segno. Invece il tiro libero per il fallo tecnico lo tirerà Castelluccia. Solo uno, non due. E va a segno. E la mette dentro Luca Castelluccia. Eh sì. Russo sta spiegando. Il possesso sarà di Ortona, visto che il fallo tecnico ha precedenza sul fallo antisportivo. E quindi riparte così la partita qui ad Ortona, 64-54 il punteggio, più 10 per i padroni di casa. Musso contro Altavilla. Musso cercando appunto di superare il numero 7, va a pestare la linea laterale e quindi possesso offensivo per gli ospiti. Busetto end off con Altavilla, c'è il blocco di Busetto per Foiera, ma l'arbitro vede un fallo di Gianluca Di Carmine e quindi andranno ancora in lunetta i giocatori in canotta nera, in particolare il numero 16 Foiera. Questo è il fallo numero 2 per il capitano della World Basket. Entrambe le squadre sono in bonus. Va a segno il primo libero. Due su due dalla linea della carità per Foiera e può così ricominciare l'attacco guard. Musso contro Altavilla, viene pressato sin dalla rimessa al litero argentino, che trova un po' di spazio, lo scarico sotto canestro per Martelli, lotta con Altavilla sotto canestro, l'errore, c'è un contatto ma per l'arbitro non è fallo. Transizione 5 contro 4, l'errore sotto canestro per Rimini, è ancora una transizione guard con Martelli, c'è il fallo in attacco per Ortona, fallo in attacco del numero 17, si lascia cadere Busetto ed è il terzo fallo per Ortona, il terzo fallo, scusate, non per Ortona, per Alex Martelli. Essendo fallo in attacco non conta come fallo di squadra, quindi non si andrà a tirare due liberi bensì sarà solamente rimessa. 6-4-5-6 al termine di questo incontro. Busetto porta avanti il pallone, affidato a lui il ruolo di playmaker, cerca di uscire dal blocco Potici, ripensa poi Battistini per Foiera, il consegnato per Battistini, numero 12, appoggia al vetro e realizza due punti, 64-58, un minuto e mezzo ancora da giocare. Musso va a subire fallo, viene aggredito da Busetto che cerca di impedirgli di superare la linea di metà campo entro gli 8 secondi a disposizione, ma va a commettere fallo a causa della sua irruenza e quindi due liberi per Vittorio Musso. Parabola altissima e Ciaff va a segno così il primo libero dell'Italo argentino. Il secondo sputato al secondo ferro, c'è il rimbalzo in attacco, l'errore dello stesso Musso e può ripartire ancora Rimini. Busetto, Foiera, finta, va a ribaltare Poti,
ribalta ancora Battistini, cambia completamente versante, Altavilla, extra pass per il numero 11, l'errore di Bussetto che prende però il rimbalzo in attacco, lo scarico per Fogliera sotto canestro che va a appoggiare al vetro e sono due punti, 65-60, partita apertissima con un minuto ancora da giocare. Gianluca Di Carmine la va a passare a Vittorio Musso, marcato molto forte da Altavilla. Musso fa scorrere il cronometro, c'è il cambio, ora c'è Fogliera su lui, lo sfida, gli tira in faccia il canestro, incredibile, da tre punti di Vittorio Musso, una tripla pesantissima questa. Intanto Rimini in difficoltà in attacco, rischia di perdere palla, Altavilla la butta addosso a Musso e così sarà rimessa per i Krebs. Concitato finale di gara qui al Palamerilla, 33 secondi ancora da giocare, 68 Ortona, 60 Rimini. L'ultima tripla di Musso è stata davvero fondamentale per aumentare il distacco tra le due squadre, tripla per niente facile, c'era Fogliera che è nettamente più grande dal punto di vista fisico rispetto a Musso e intanto arriva il time out. Sarà utile ad entrambe le squadre, a coach Quilici, per dare le ultime dritte sia per quanto riguarda la prossima difesa sia per come gestire il tempo rimasto a disposizione, mentre per coach Magelli servirà per inventare qualche schema per cercare di ottimizzare al meglio il tempo rimasto, che è davvero poco, mentre la distanza tra le due squadre, 8 punti, è abbastanza pesante con solamente 33 secondi sul cronometro. Minuto, il minuto a disposizione dei coach, si ritorna sul parquet, la rimessa è affidata al numero 7 Altavilla, consegnata la palla al numero 7. Palla ora nelle mani di Fogliera in post contro Gianluca Di Carmine, si gira sul fondo, tiro non semplice, buon equilibrio, l'errore, il rimbalzo di Di Carmine che tiene il possesso, cerca di superare Altavilla, perde palla, Battistini per Busetto, la butta dentro, Battistini non controlla, palla persa, time out, 14 secondi, il punteggio è sempre 68-60. Ed ora le cose si fanno davvero difficili per Rimini, che sicuramente andrà a fare fallo appena un giocatore di Ortona riceverà palla, ma si rischia davvero che il vantaggio diventi troppo grande ed ora Rimini è davvero in difficoltà. Sempre più tornano le squadre in campo, la rimessa affidata a Bertocco, partita vibrante, Bertocco per Castelluccia, Fogliera lo va a marcare forte e c'è il fallo appunto del numero 16, andrà in lunetta Castelluccia, in lunetta Luca Castelluccia, due tiri per lui. Dentro il primo libero dell'Ortonese Doc, Luca Castelluccia. Dentro anche il secondo, più 10 Ortona, 11 secondi ancora da giocare,
time out chiamato ora da coach Maghelli. Ora l'obiettivo di Rimini è certamente limitare i danni, ovvero evitare di perdere di più di 7 punti, visto che il match di andata è stato appunto vinto dai Krebs 63-70 in quel caso, e la differenza canestri è veramente molto importante per la classifica, quindi faranno di tutto gli ospiti per limitare il distacco tra le due squadre. Finito anche questo minuto di sospensione, rimessa in attacco per la squadra vestita di nero. Poti alla rimessa. Ci siamo. 11 secondi, 11 secondi e 40 ancora da giocare. Da giocare, scusate. Musetto la consegna a Poti. Poti per Battistini, scivola la palla dalle mani. Dall'altro lato Martelli l'appoggia, va a sbagliare. Più 10, comunque ribalta il risultato Ortona. 70-60, gran vittoria per Ortona. Vittoria importantissima per evitare la zona playout. Hanno lottato fino all'ultimo, nonostante Rimini non abbia mollato neanche un secondo. E qui dal Palamenilla, Tommaso Ricci e Nicola Massimini danno appuntamento a sabato 22 aprile qui al Palamerilla per la prossima sfida della World Basket Ortona. L'appuntamento è con